I comitati tornano alla carica e diffondono uno studio inedito per quanto riguarda l'inquinamento in centro storico. Gli sforamenti del PM10 sono più del doppio di quelli consentiti dalle norme europee. Dal 15 al 18 aprile, tecnici dell'associazione ambientalista tedesca NABU hanno registrato la quantità di polveri ultrasottili disperse nell'aria. I risultati sono sconvolgenti. Al passaggio di una grande nave da crociera, ha spiegato Daniel Rieger, responsabile trasporti della NABU, gli strumenti hanno registrato in canale della Giudecca 150.000 particelle di polveri sottili per centimetro cubo, 150 volte i parametri dell'aria pulita. Intanto, sul fronte politico, entra nel vivo la battaglia su Venezia Terminal Passeggeri. La società che gestisce il porto crociere di Venezia, con i suoi 2 milioni di passeggeri l'anno e le 7.000 persone che ci lavorano tra diretti e indotto. Il Veneto deve mantenere una presenza determinante nella società. Lo ha deciso proprio il Consiglio regionale, approvando all'unanimità una mozione presentata dalle opposizioni e fatta propria dalla maggioranza, intervenendo così sul bando di gara dell'autorità portuale veneziana, vinto dalla cordata formata da Costa Crociere, dalla Royal Caribbean, da MSC e da una società turca, che hanno offerto poco più dei 24 milioni di euro posti a base d'asta. L'assegnazione è temporanea, in attesa che Veneto Sviluppo, società della regione che possiede il 17,5% delle quote del porto Crociere, decida se far valere il diritto di prelazione e acquistare anche il 35,5% messo in vendita dall'autorità portuale. La governance di questo importante nodo croceristico, non solo ma della portualità, rimanga in mano pubblica e quindi che il soggetto regione garantisca ancora la regia delle operazioni che vengono fatte su questo nodo strategico. Abbiamo lanciato un monito forte con degli emendamenti ben precisi che parlano di navigabilità, di riaccesso alla laguna, quindi tutti i temi sui quali i media e i giornali in questi mesi stanno dibattendo in modo così importante, anche rispetto ad altri porti quali Genova o Trieste piuttosto Monfalcone.